Tanto per cambiare torniamo a parlarvi di Uomini e Donne del Trono Over e di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Posso essere sincera. Chi ci capisce qualcosa qui è brava. Nel senso che io ormai alzo bandiera bianca perché veramente non ci sto capendo assolutamente nulla. Nel senso che dopo che Riccardo Guarnieri aveva richiamato a Uomini e Donne Ida Platano, beh, insomma, io pensavo che fosse la volta definitiva. Pensavo che finalmente fosse l'ultimo tira e molla. Ossia la fine, la conclusione della storia d'amore della favola. Che insomma, se proprio, devo dirvela tutta, mi sembra che sia durata anche troppo tempo. Nel senso che già secondo me è durata troppo. La verità, a me sembrano eccessivi alcuni troni classici. Vedi quello di Andrea Zelletta che avrebbe scelto Natalia Paragoni dopo un secondo che l'ha vista e invece ha aspettato anche lui 5 mesi. Qui invece fra Riccardo Guarnieri e Ida Platano i tempi sono addirittura dilatati. Su questa storia ho letto veramente di tutto, da Roberta di Padua che ha dubitato di loro, nel senso ha pensato che magari erano anche d'accordo. Sono sincera, il dubbio era venuto anche a me, a chi accusa Riccardo Guarnieri nei social di volere fare il nuovo Giorgio Manetti. Ossia di riportare Ida Platano in trasmissione, tanto lei ritorna sempre, e continuare ancora per il prossimo anno a fare il tira e molla. Ovviamente, come sempre, la verità la sanno solo loro. Ma da quello che trapela, insomma, ad una certa Ida Platano si sarebbe anche rotta di questo continuo avanti e indietro dallo studio di Uomini e Donne e avrebbe fatto percepire una certa freddezza, della quale Riccardo Guarnieri si è molto lamentato a Uomini e Donne Magazine, dicendo che stavolta Ida non avrebbe dovuto pretendere, come aveva fatto lo scorso anno, tutto e subito senza rispettare i miei tempi. E aggiunge lo stesso Riccardo: questa volta io avevo davvero bisogno di fare le cose con calma, con molta calma. Io e Ida ormai ci conosciamo e sappiamo come siamo fatti caratterialmente. Prima di fare qualsiasi passo in avanti, avevo bisogno di capire se le nostre menti si sarebbero incastrate, perché in passato abbiamo avuto seri problemi, ci scontravamo solamente. Sottolineando che secondo lui, questa volta volevo tenere fuori, almeno all'inizio, persone che hanno minato la nostra relazione e quelle che avrebbero potuto soffrire qualora tra me e Ida ci fosse stato di nuovo un distacco. Secondo me dovrebbe anche capire che una donna ad una certa di questi teatrini è stanca e se la vuoi te la vai a prendere e basta. Infatti la stessa Ida Platano dai social, per tutta risposta, gli manda a dire di non indugiare.